私はバルベロ先生です。Ci scrive Eugenio per sapere se ci sono italiani che hanno preso parte alla guerra per l'indipendenza americana. Ora, io confesso che non lo sapevo, ma sono andato a controllare. E la risposta è sì, qualcuno. Saranno molti di più un secolo dopo, quando ci sarà la guerra civile americana, e lì tantissimi italiani hanno partecipato da una parte e dall'altra. Ma ormai l'emigrazione italiana verso l'America era un fenomeno che si stava consolidando. Nel Settecento non è così, però qualche personaggio c'è e io vorrei raccontarne in particolare uno che è forse il più pittoresco, stranamente poco conosciuto da noi, perché invece vale la pena di conoscerlo. È questo Filippo Mazzei, ma gli americani a un certo punto lo chiamavano Philip. È questo Filippo Mazzei che è un toscano nato nel 1730 e che è un vero esemplare di un uomo del Settecento. Un uomo che non crede a niente e non ha paura di niente, e però, come dire, immerso nella vita tumultuosa del suo tempo e pieno di desiderio di arricchirsi, di voglia di conoscere, di sperimentare. È veramente, ripeto, un prototipo dell'uomo del Settecento. Filippo Mazzei all'inizio voleva fare il medico, ma lo cacciano via per miscredenza, perché nell'Europa del Settecento ufficialmente bisogna essere cattolici e andare a messa se si vuole fare qualunque cosa, anche se poi in realtà le élite e gli intellettuali sono in quella fase in gran parte ormai scristianizzati, ecco. Allora il Mazzei decide di buttarsi negli affari. Per fare i soldi a quell'epoca bisognava viaggiare, era con l'import-export che si guadagnava molto, le comunicazioni a lunga distanza erano ancora fragili, pericolose, ma permettevano di fare profitti colossali. E il nostro gira il mondo mettendo in piedi affari. Si trasferisce per un po' in Turchia, a Smirne, che è la grande città occidentale dell'impero ottomano, il centro dei commerci appunto fra il mondo musulmano e l'Europa. Poi si trasferisce a Londra, sempre commerciando in prodotti alimentari e facendo molti soldi. E a Londra Filippo Mazzei entra in contatto con degli americani. Fa amicizia con degli americani e a un certo punto decide di trasferirsi laggiù. Si trasferisce in Virginia, siamo credo nel 1773. Si trasferisce in Virginia, compra terra da un amico, l'amico si chiama Thomas Jefferson, sarà poi uno dei padri fondatori degli Stati Uniti. Thomas Jefferson ha una grande tenuta, famosissima anche oggi, a Monticello, coltivata da un gran numero di schiavi neri, e vende un pezzo di terra all'amico italiano Filippo Mazzei, il quale mette in piedi la sua tenuta, che chiama Colle, ispirandosi a Colle Valdelsa, perché lui vuole trasferire la campagna toscana in Virginia, fa venire emigrati italiani, compra schiavi neri perché ce n'è bisogno, e impianta vigneti, continua a prosperare, a far fortuna, e poi scoppia la rivoluzione americana. E il Mazzei è dentro fino al collo fin dall'inizio. Partecipa addirittura ai primi combattimenti fra le milizie armate della Virginia e le truppe regolari inglesi. E poi partecipa all'elaborazione, al dibattito politico sulla Costituzione, sul futuro sistema politico che dovranno avere gli Stati Uniti. È un personaggio di spicco, anche se non sono vere le leggende che circolano secondo cui sarebbe lui il vero padre dei grandi principi della Costituzione americana e addirittura della bandiera degli Stati Uniti, ma certamente è un personaggio importante. E viaggia con l'Europa per cercare finanziamenti e sostegno politico ai ribelli e poi quando la guerra finisce e gli Stati Uniti hanno prevalso e il suo amico Thomas Jefferson viene nominato ambasciatore a Parigi. E allora il Mazzei decide di tornare in Europa con lui e se ne va a Parigi, dove naturalmente qualche anno dopo scoppia la Rivoluzione Francese e il Mazzei è lì, c'è dentro fino al collo, partecipa alla discussione politica dei primi tempi, evita di mettersi nei guai e di finire alla ghigliottina, anche perché nel frattempo un'altra potenza europea un po' periferica l'ha individuato come un uomo utile e come possibile ambasciatore o comunque confidente delle cose di Parigi. Il re di Polonia lo nomina suo rappresentante. E il Mazzei, dopo un po' di tempo, si trasferisce in Polonia.
quindi avrà fatto anche questo. Assiste poi alla spartizione della Polonia da parte di Russia, Prussia e Austria, riceve come tutti i membri della corte polacca una bella pensione e a quel punto se ne torna in Toscana a vivere pacificamente i suoi ultimi anni, gli ultimi anni di una lunghissima vita, per cui farà ancora in tempo a vedere Napoleone e a morire appunto nella Toscana governata da Napoleone.